Fantastico, sta andando la registrazione. Tutti vi ricorderete quella meravigliosa canzoncina che si sentiva nella Wii mentre creavate il vostro avatar. Dato che tutti quanti su Twitch mi chiedono di suonarla, ho deciso di fare un tutorial, così anche voi la potete imparare. Incredibile, no? Andiamo sulla chitarra così vi faccio vedere come si suona. Piaciuto? Adesso andiamo ad analizzarlo insieme. Però vi ricordo che la tab è dedicata solo ed esclusivamente ai miei iscritti al canale Twitch. La trovano nella pagina Discord, link in descrizione. Se invece volete andare a vedere il mio canale Twitch, lo trovate qui in sovraimpressione. Federico Roncoletta. Vi aspetto anche di là, dai, su! Allora, il brano inizia così. Siamo in Si minore. Ok, io uso l'hybrid picking, quindi un po' di plettro e un po' di dita. E parto così. Con questa triade minore di Si. Quindi, quarta corda, terza e seconda. Io le corde inizio a contarle partendo dal micantino. Prima, seconda, terza e quarta. Quindi suono insieme questa triade. Hybrid e dita. Poi mi muovo avanti così. Quindi, se avete ben chiara la pentatonica di Si minore, queste due note le vedrete molto bene. 11 e 10. E poi andiamo qua, 14 e 14, sempre sulla seconda e terza corda. E poi suoniamo questo Mi nona. Di nuovo. Questo è l'inizio. Poi riprende nuovamente il tema. Questa volta ci spostiamo più avanti. A questo accordo. Questo accordo può sembrare un Re bemolle minore, giusto? La forma è questa. Re minore, Re bemolle. In realtà questo qui non dobbiamo farci ingannare, ma è un Mi settima. È un Mi settima che possiamo vedere suonato così, quindi con la tredicesima, qui, Mi settima, con la tredicesima, eccolo qua, quindi sentite che le posizioni sono le stesse, ma è un Mi settima, che scende cromaticamente. Ok, ve lo risuono ancora una volta. Ok, questa è la prima parte, poi continuiamo e andiamo a questo La major 7, lo vedete? Questo qui... è la forma di Re, è un major 7, quindi come se fosse questo Re major 7 portato avanti fino a La. Questo qua è il tema, ci muoviamo su queste note. Nono tasto, seconda corda, nono tasto, prima corda, settimo tasto, seconda corda. Passaggio cromatico, quindi vi basta vedere qui quello che sto diteggiando per vedere che è abbastanza semplice. E poi Re settima. E poi ritorniamo al tema principale facendo questo cromatismo. Do diesis minore settima. Do minore settima. E torniamo di nuovo a Si. Ve lo suono ancora tutto una volta. Poi il tema si ripete, nuovamente, finché non arriviamo a questo punto. Ecco, a questo punto non andremo più alla major 7, ma andremo a Mi minore settima. Suoneremo l'accordo, per semplicità suoneremo l'accordo e
un arpeggio partendo dall'alto. Il tema originale ha altre note, però io per semplicità ho deciso di suonarlo così. La settima, re settima, sol settima. E poi arriva questo accordo. Questo qua, se vogliamo vederlo nella sua forma più semplice, nella sua nomenclatura più semplice, è un La, vedete, triade di La maggiore, basso Si. In realtà questo qua, se vogliamo dirla tutta, è un Si, nona, undicesima e basta. E se volessimo dirla tutta e mettere i puntini sulle I, questo qua non è un Si nona undicesima, è un Si nona sus quarta, perché la terza non la stiamo suonando, quindi è un accordo sospeso. Figa questa transizione, eh? L'ho vista fare da un sacco di youtuber, l'ho rubata anch'io. Dai, torniamo al video. Abbiamo il Si, abbiamo la settima minore, abbiamo la nona e abbiamo l'undicesima. Ha funzione di quinto grado questo, eh? Va visto come un Si, mi raccomando. E poi questa serie di note. 8, 9, quarta corda. 6, 7, terza corda. Settimo tasto, seconda corda. E quinto tasto, prima corda. E poi inizia la parte B. Cromatismo. Da questo settimo tasto. Quindi La, La diesis e Si. E andiamo a Mi minore. Ecco, il tema è questo qui. E a me piace accompagnare anche con l'accordo. E poi andiamo alla settima. Ok? Poi di nuovo qui. Questa volta andiamo a questo Fa diesis, che è la tredicesima di La. Quindi terza maggiore di La. E andiamo qua, alla sesta di Re. Cromatismo. Andiamo a questo Do diesis, mentre l'accordo sotto è diventato Sol diesis minore, una modulazione. Do diesis settima. E poi l'accordo che c'è dopo è un Fa diesis major 7, però il tema fa così. Quindi 4, 5, 6, 4, 4 sopra, 4 c'è da fare un roll, 4 sulla seconda corda e 4 sulla terza. Ed è finito. E poi io concludo con un Fa diesis minore settima, Si settima e Mi. Vi suono ancora una volta tutta la parte B. Mi minore settima, La settima. Re, sesta nona. Sol diesis minore. Arrivati alla fine del video, se siete rimasti fino a questo punto vuol dire che siete dei grandi fan della Wii e della Nintendo, questa cosa vi fa onore. Ho cercato di fare un tutorial non troppo lungo, così da non annoiarvi, però riconosco che alcuni passaggi di questo tema siano un po' ostici, quindi se volete farmi domande vi ricordo nuovamente che mi trovate su Twitch ogni mattina alle 10:30, questo qua è il mio canale, trovate il link in descrizione, passate di lì in diretta e mi chiedete tutto quello che volete, io sarò ben lieto di rispondervi, quindi ci becchiamo anche di là. Grazie mille, ci vediamo al prossimo video, ciao!